Buonasera, ben ritrovati. Con noi, come pronunciato, l'onorevole Maurizio Painz, che saluto per la prima volta in questa fascia oraria. Tanti le rinfacciano le posizioni prese sul caso Ruby. No, quella decisione è stata assolutamente giusta, secondo me, perché i tanti che parlano non conoscono le carte processuali. Le carte processuali erano assolutamente univoche, confermavano che la ragazza si era qualificata come tale a tutte le sue amiche, che le sue amiche avevano parlato con il presidente Berlusconi, che come tale si era qualificata, cioè come nipote di Mubarak si era qualificata ai suoi ex datori di lavoro, che come tale si è qualificata nella stessa serata in cui era stata presa dalla questura di Milano. Il presidente Berlusconi, che era a Parigi, evidentemente aveva il convincimento che questa ragazza potesse essere parente del leader egiziano. Non c'era spazio, tempo per fare accertamenti per via diplomatica, bisognava intervenire immediatamente, è intervenuto con il convincimento che ci potesse essere quel legame di parentela. Io credo che si tratti di una cosa che sosterrei in ogni sede dal punto di vista processuale, anche dal punto di vista parlamentare. Credo che il tempo confermerà che quella vicenda non porterà ad alcuna ipotesi di reato per la quale venga condannato il presidente Berlusconi. Qui non ci sono problemi di prescrizione, perché la prescrizione finisce nel 2026, mi pare poco più poco meno, quindi c'è tutto il tempo per fare bene un processo e per accertare che quell'iniziativa giudiziaria è stata effettivamente frutto di una pressione, secondo me, assolutamente ingiustificata.